Allora, questo è l'ultimo servizio, ma vi ricordo su Rai Sport 1, la trasmissione 90 minuti condotta da Enrico Varriale e la bella e brava Valeria Ciardiello, sarà una grande pagina di calcio. Chiudiamo con gli sport invernali presentati oggi al Salone del CONI, grandi appuntamenti della stagione invernale, tra gli ospiti nomi leggendari dello sci azzurro. Io mi fermo qui, vi auguro una buona serata e vi lascio al servizio di Maurizio Fanelli. Buona serata. Di Schladming e il ritorno della mitica 3-3 nel circuito internazionale. La stagione invernale 2012-2013 è iniziata da poche settimane e l'attenzione si è già spostata sui tre eventi più importanti dell'anno. La Val di Fiemme, la patria del fondo, ospiterà per la terza volta in poco più di 20 anni l'edizione iridata, dopo i mondiali del 1991 e del 2003. Certamente Val di Fiemme rappresenterà una tappa importante e poi abbiamo una bella organizzazione, sono bravi, tutte le manifestazioni sportive che fanno, ovviamente adesso parliamo di sport invernali, le fanno con grande passione, grande organizzazione, il Trentino è straordinario, per cui ci sono tutti i presupposti per far fare e fare bella figura. Durante la presentazione dell'evento scorrono le immagini della mitica 3-3 di Madonna di Campiglio, che il 18 dicembre tornerà ad essere tappa della Coppa del Mondo, 7 anni dopo la vittoria di Giorgio Rocca. In quella stagione ne ho 25 e con Campiglio, che è stata forse la più bella anche emotivamente, insomma, il mio pubblico era lì per tifarmi, e da lì forse si è tornati a vivere i momenti di Alberto, i momenti in cui la gente sulle piste si fermava la domenica per guardare la seconda manche dello slalom nei rifugi, e forse da lì, in quella stagione, si è ricominciato a fare quello. La Coppa del Mondo di sci nordico comincerà il prossimo fine settimana, quella di sci alpino, iniziata a Sölden, in Austria, dove Manfred Mölgg ha conquistato uno splendido secondo posto. Sì, gigante ha dato il podio, peccato sfiorato il podio nel slalom a Levi in Finlandia, però lo slalom si sa, è così, non è facile. Sono molto più in forma però i slalomisti che i gigantisti, però aspettiamo perché la stagione è appena cominciata.